tecnologie e biofarmacia, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia, cantine cooperative che dicevamo prima, quindi la cantina cooperativa di Salice Salentino, la cantina cooperativa Madonna delle Grazie di Torricella, la cantina di Ruvo di Puglia, la cantina sociale di Copertino e la cantina sociale di Barletta. Infine c'è anche una partecipazione della cooperativa Lilith Med 2000. In maniera sintetica vorrei dire quali erano gli obiettivi da cui siamo partiti per la realizzazione di questo progetto. L'obiettivo principale del progetto era quello di individuare e valorizzare i vitigni autoctoni pugliesi per la realizzazione di un vino ad elevato tenore di sostanze antossidanti e a bassa concentrazione alcolica. Le principali attività che sono state delineate in primis dal gruppo di lavoro che ha scritto e ha partecipato alla realizzazione del progetto, sostanzialmente da tutti i partner nella fase di scrittura del progetto, erano quelli di caratterizzazione di queste varietà autoctone di vite, prendendo in considerazione in particolare quelle tintorie locali, la definizione di protocolli di vinificazione su micro e piccola scala, la valutazione delle proprietà antiossidanti di vitigni ottenuti, l'individuazione di usi e tradizioni delle varietà locali pugliesi, analisi economiche aziendali, quindi sono state effettuate le analisi economiche all'interno delle singole cantine per verificare la convenienza economica di questi protocolli, le strategie di valorizzazione per il prototipo, il nuovo prodotto realizzato, la qualificazione del progetto e le strategie di divulgazione. Io avrei una piccola difficoltà tecnica, non riesco a scorrere le diapositive e non capisco, eccola qua finalmente, quindi vediamo un attimo, quindi l'attività 1 che aveva come soggetto attuatore in particolare CRSFA, Sinagri, Lilith e Sinagri per altre attività, qui leggete anche le subattività. Sostanzialmente l'attività aveva come principale obiettivo quello del reperire e definire, anche attraverso l'analisi ampelografica, le varietà autoctone pugliese di interesse, quindi con caratteristiche tintorie. L'attività 2, che è stata svolta sostanzialmente dal CRSFA e dal CNR ISPA e dalle cantine, da tutte le cantine che hanno partecipato al progetto, aveva come obiettivo quella della individuazione delle risorse microbiche e tecnologiche innovative per valorizzare la componente ossidante dei vini pugliesi, cioè dei vini che derivavano da varietà autoctone. L'attività 3 invece sostanzialmente si caratterizzava dall'analisi delle attività antiossidante dei vini prototipi in pianta e nell'uomo. I partner che hanno partecipato sono l'Università degli Studi di Bari, Sinagri, la rete Apulia Food Fingerprint, che è specializzata nell'identificazione di origine geografica, diciamo che non è stata parte ma consulente dell'università, e Sinagri. La rete Wafitec, abbiamo avuto qualche problema, quindi questa attività è stata sostanzialmente modificata. L'attività 4, che è stata svolta sostanzialmente in collaborazione tra Sinagri e le singole cantine cooperative, è stata quella di effettuare analisi economiche, abbiamo detto che abbiamo fatto su ogni singola azienda, su una singola cooperativa, la valutazione economica e di convenienza di questo nuovo prodotto, la individuazione di strategie di marketing innovative per valutare la possibilità di mettere sul mercato questo nuovo prodotto, e uno sviluppo di etichette su claim salutistici, proprio perché questo vino ha
ha e speriamo che abbia sul mercato questo ritorno anche da parte del consumatore. Ultima attività, di cui una delle attività è quella di organizzazione dell'evento finale che stiamo svolgendo oggi da remoto, è quella della qualificazione del prodotto finale attraverso la divulgazione sul territorio regionale e nazionale e la pubblicazione dei risultati. La pubblicazione dei risultati sia su riviste scientifiche che divulgative e diciamo anche con il consumer test, la definizione del prodotto. Prima di passare la parola alle relazioni tecniche, passerei la parola al presidente dell'Ordine Carreras, che voleva fare un saluto. Vi risottolineo, diciamo, prima di chiudere questo primo intervento, di effettuare qualsiasi domanda, sia di natura tecnica, sia di natura tecnico-scientifica, relativa alle singole relazioni, in primis sulla chat, perché in questa maniera possiamo effettuare nel miglior modo questo webinar. Vi saluto e ci risentiamo più tardi. Arrivederci. Passo la parola quindi al presidente Carreras. Buongiorno Francesco, non ti sento. Pronto, chi parla? Ciao Francesco, Antonio Cannarile. Mi senti? Sì, chiudiamo il microfono, dimmi, ciao. Buongiorno. Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene, siamo già partiti. Scusami, io sono arrivato un po' in ritardo, ho avuto qualche problema. Io e la tecnologia abbiamo due idee diverse. Devo chiudere il microfono? Sta parlando qualcuno? Sì, va bene. Scusatemi. Allora, purtroppo non riusciamo a contattare Carreras. Non so se mi sentite. E a questo punto verifichiamo l'ordine delle relazioni e quindi a questo punto magari darei la parola al dottor Tricarico, direttore di Confcooperative, e poi passiamo alle relazioni. Giovanni, se ci sei ora ti... Buongiorno a tutti, ci sono, non so se mi sentite. Ti sentiamo, io chiudo il microfono. No, e poi... E mi potete anche vedere. Io solamente un saluto, innanzitutto un ringraziamento a tutta la rete degli organismi di ricerca coinvolti, con la quale Confcooperative ha un rapporto stabile e duraturo, quindi questo progetto non rappresenta che va avanti da 20 anni e che ha visto gli organismi di ricerca coinvolti insieme alle nostre cooperative sulle cooperative e sulle produzioni agroalimentari. Confcooperative rappresenta oltre 50 e queste cantine hanno fatto efficace anche, diciamo, le possibilità che la regione e la comunità mette a disposizione ricadute sulle produzioni e possono contribuire a valorizzare il proprio prodotto nell'interesse dei soci, perché questo si traduce in una maggiore remunerazione degli sforzi fatti dalle decine di migliaia di rappresentanti delle cooperative che vedo coinvolti e anche, diciamo, i tecnici che stanno facendo un lavoro incredibile
soprattutto per la, si riescono a valorizzare quei vitivo per la nostra regione, che è tra, le, tra quelle che producono maggior prodotto viticolo a livello nazionale e che ha un grande, una grande strada da fare per portare le percentuali di prodotti senza la necessità. Buon lavoro a tutti. Buongiorno, grazie Giovanni per l'intervento. Passo la parola al dottor Venirito che ci parlerà del reperimento, caratterizzazione, analisi empelografiche delle varietà di vite autoctone pugliesi. Ciao Pasquale. Buongiorno. Bene, io vi parlerò di una delle attività che ha svolto il CSFA in qualità di partner, che ha riguardato proprio il reperimento, la caratterizzazione e l'analisi ampelografica delle varietà di vite autoctoni pugliesi. Ovviamente lavoro che è stato condotto dal CRSFA Basile Caramia, insieme anche alla collaborazione di altri enti partner, come soprattutto le cantine sperimentali e le cantine cooperative di cui fanno parte appunto del partenariato. Insieme con il dottor Rossetti, che è giovane ricercatore che è stato assunto nell'ambito di questo progetto, abbiamo realizzato questa presentazione che sto quindi qui a indicarvi. Ecco, la descrizione e il riconoscimento delle varietà di vite è un lavoro che parte lontano dalla storia, quindi pensiamo anche alle diverse opere d'arte dove appunto erano raffigurati i vitigni e che alcune di esse avevano proprio lo scopo di descrivere e rappresentare quelli che erano appunto i vitigni dell'epoca, come vediamo appunto in queste immagini e soprattutto in questi quadri di questi pittori, alcuni di essi molto famosi. Successivamente, a partire dal 700, 800 fino agli inizi del 900, si è partito poi con l'iconografia storica, quindi soprattutto dove si andavano a rappresentare quelle che erano le parti significative delle piante. Quindi ad esempio vediamo qui una bellissima iconografia dell'Uva di Troia che è rappresentata nella Pomona di Gallesio, che è raffigurata nel libro Ampelografia Universale Storica Illustrata. Insieme a altri vitigni del territorio, altri esempi come il Somarello Nero, l'Aleatico, ma ancora la Rossa di Bitonto, che era addirittura un vitigno a rischio di erosione che è stato recuperato solo negli ultimi progetti di recupero del germoplasma viticolo pugliese. Ecco, l'analisi ampelografica ovviamente si pone come obiettivo quello proprio di risalire a un nome, risalire a quello che appunto una varietà con cui ovviamente è descritto una determinata pianta. Quindi ovviamente occorrono tantissime capacità, riconoscimento, ricordare, rivedere quelli che sono appunto tutti i lineamenti, i tratti, quindi è importante andando a definirne i caratteri diagnostici appunto della pianta e quindi poi partendo da questi andare a descrivere dal punto di vista morfologico quelli che sono appunto le parti importanti, che quali appunto nel caso della vite l'apice del germoglio, il traccio erbaceo, il grappolo, la foglia e il vinaccione. Poi ovviamente importantissima anche l'esperienza in campo sotto questo punto di vista. Quindi ovviamente per fare questo tipo di lavoro occorre avere possedere delle buonissime conoscenze di botanica, esperienza, come abbiamo già detto, conoscenze tecniche, conoscenze storiche e avere enorme capacità di memoria visiva, sensibilità, curiosità, spirito di osservazione. Ecco, qui ad esempio vediamo alcuni dei caratteri distintivi che ci aiutano molto nella descrizione delle varietà, come ad esempio la foglia sicuramente. Partendo dalla foglia sono tantissimi i caratteri distintivi della foglia, come questo che vediamo qui rappresentato, che è la forma del suo seno peziolare, che può avere diverse appunto tipologie e può essere anche in alcuni casi, come in questo, sguarnito, cioè in pratica aderente alla nervatura, come vediamo appunto in questa foto. Altro carattere distintivo, la presenza del dente all'interno del seno peziolare, come in questo caso. La forma dei seni laterali,
cioè quelli secondari, che in alcuni casi, come vedete, possono assumere delle forme molto particolari, come questa, una forma appunto fuoriforme. Ancora, molto importante, qui vedete due esempi di colori ben distinti di foglie, quindi da un verde più intenso a un verde meno intenso. La forma della foglia, che è riconducibile a una forma più o meno geometrica, dall'orbicolare, oppure come in questo caso la forma pentagonale. Altro carattere distintivo sono i grappoli, ovviamente. Anche qui andiamo da una enorme diversità, diversificazione proprio nelle diverse forme, dal cilindrico allungato, dal cilindro conico, più o meno compatti. Altri caratteri, ad esempio i colori delle bacche, anche qui ne abbiamo di diversi, dal verde giallastro al rosa, al rosso, al blu nero uniforme, al violaceo. Quindi diversissime anche poi le forme degli acini stessi. Infine anche sul germoglio. Sul germoglio, ad esempio, la presenza delle parti rossastre, come ad esempio dei viticci. Come ho detto già prima, lo spirito di osservazione è importantissimo. Ecco, e qui in queste diapositive vi voglio far riflettere appunto su alcuni riconducibilità tra le forme, ad esempio, del seno peziolare dell'uva di Troia, come vedete in questo caso, le forme caratteristiche del territorio, come quella ottagonale del Castel del Monte. Oppure, nel caso del bianco d'Alessano, vedete questa foglia molto bollosa, molto reticolata, che assomiglia quasi a una struttura di un muretto a secco. Nel caso del Negramaro, la pagina inferiore, vedete che è fittamente pelosa, è fittamente intrisa, quasi come le spaccature dei suoli, che ha soprattutto del Salento. Quindi poi tutte le informazioni che raccogliamo possono andarci a far definire quello che è anche un profilo standard, come profilo standard della foglia, e qui ci sono d'aiuto anche alcuni software che ci aiutano proprio nelle misure, che quindi ci aiutano proprio ad identificare il profilo standard delle foglie. Andiamo nello specifico a descrivere alcuni dei vitigni oggetto di studio proprio nel corso di questo progetto. Uno dei vitigni che abbiamo appunto analizzato è il bombino nero, un vitigno minore. Vitigno minore che molto probabilmente dalle analisi genetiche deriva proprio da un incrocio spontaneo tra il bombino bianco, di cui non è un mutante, ha lo stesso nome ma in realtà non hanno la stessa composizione genetica, ma sono correlati da uno stretto appunto proprio patrimonio parentale, quindi di genitore figlio, insieme con un altro vitigno che è il quagliano, che è un vitigno oggi pochissimo presente qui in Puglia. Ovviamente anche per questo vitigno abbiamo eseguito tutta la descrizione morfologica nel dettaglio. Ecco, due parole: il bombino nero è un vitigno che ha questa foglia di colore verde scuro, profilo contorto, molto bollosa ed è molto riconoscibile da questo punto di vista. Inoltre ha un grappolo con un acino sferico, compatto, molto spesso anche alato, bifido. Ecco, la diffusione oggi è coltivato, secondo i dati del 2015, solo su 779 ettari e rientra in alcune DOP, come Castel del Monte, mai citato anche nella DOP Lezzano, soprattutto nelle IGP pugliesi. Ecco, questo è utilizzato come vitigno base per soprattutto i più pregiati rosati del nord barese, dove appunto esso è coltivato. Ecco, le caratteristiche vegetoproduttive lo raffigurano come un vitigno dalla maturazione medio-tardiva, una buonissima fertilità reale, un peso del grappolo abbastanza consistente, insieme anche ad un medio peso dell'acino, quindi un vitigno da una buonissima produttività. Ecco, anche il vino vedete si presenta di colore rosso rubino, tuttavia non molto intenso ma molto brillante, proprio perché non è un vitigno da una buonissima complessità dal punto di vista polifenolico e antocianico. Presenta un buonissimo equilibrio gustativo, la struttura appunto non è dei vini monofenolici,
varietali non è molto forte, per cui non risulta per vini rossi adatti all'invecchiamento, bensì proprio per l'ottenimento di vini rosati e base sfumata. Ecco, un altro vitigno minore, oggetto del nostro studio, è il Susumagnello. Susumagnello che è presente anche soprattutto la zona di origine è quella di Brindisi, tra Brindisi e provincia, nell'entroterra brindisino, ma è stato ritrovato anche storicamente come con il nome di Cucimagnello, ad esempio nella zona di Martina Franca, e anche come Malvasia di Trani, addirittura Gravina in Puglia, e anche presente in Calabria. Ecco, il Susumagnello è un vitigno che ha un apice molto bianco, lanuginoso, una foglia di media grandezza, pentagonale, color verde non molto scuro. Il grappolo si presenta abbastanza compatto e piccolo e ha un acino molto piccolo, per cui il rapporto buccia-polpa è molto elevato, ed è sferoidale. Con queste caratteristiche fanno sì che ovviamente questo vitigno era presente soprattutto nella zona di Lecce, Brindisi, dove contribuiva, secondo i dati, proprio alla qualità appunto di questi vini insieme al Negramaro. Tuttavia, nella ricostituzione post-filosserica, questo vitigno è stato più abbandonato, proprio perché non aveva una buonissima produttività. Esso doveva la sua fama soprattutto al suo potere colorante, quindi si tratta proprio di un vitigno tintorio, per cui era utilizzato proprio in consociazione con questi altri vitigni proprio per dare colore ai vini rossi. Ecco, oggi si assiste ad un ritorno di questo vitigno, per cui abbiamo una superficie che è aumentata nell'ambito di questo ultimo decennio e rientra in alcune DOP come Brindisi e Squinzano e nelle IGP pugliesi. Ecco, le caratteristiche vegetoproduttive si contraddistingue, sembra dall'essere un vitigno medio-tardivo, abbiamo detto acino molto piccolo, grappolo non molto grande e un acino abbastanza piccolo. Il vino ha un colore molto intenso, monovarietale, ha un colore rosso-porpora con riflessi violacei, presenta una buona complessità aromatica, di frutta matura, rossa e speziata. Anche la varietà si presta tuttavia anche dei buoni rosati dall'avere un buonissimo equilibrio e sapidità. Ecco, poi veniamo ad un vitigno principe della nostra regione, il Negramaro. Negramaro che è presente anche in forma sporadica, anche in altre zone, non solo nel Salento, e conosciuto sul Gargano anche con il nome di Cestoneia e Amantunico a Gravina in Puglia. Nel Gallipolino è anche chiamato uva cane, e questo sinonimo è anche a un riferimento ben preciso. Dall'incrocio Negramaro per Malvasia Biancalunga ha dato origine anche a un altro vitigno autoctono che è la Malvasia Nera di Brindisi-Lecce. Ecco, qui si tratta di un vitigno plastico che oggi è molto coltivato nella nostra regione, vedete, ha questa buonissima produttività, ha una foglia molto grande, un germoglio molto peloso, così come anche la pagina inferiore della stessa, ha un profilo abbastanza liscio. Ecco, qui esiste un'ampia variabilità intravarietale all'interno di questo vitigno, proprio perché è un vitigno da lungo tempo coltivato nella nostra regione. Ha un acino liscioidale, troviamo biotipi con acini più o meno grandi e grappoli più o meno compatti. Ecco, ovviamente questo era il vitigno principe appunto delle nostre zone, oggi è coltivato su più di 11.000 ettari, principalmente concentrati nella provincia di Lecce e secondariamente in quella di Brindisi. Poi abbiamo caratteristiche vegetoproduttive, quindi un grande peso medio del grappolo, un buon peso medio dell'acino, una buonissima produttività, maturazione medio-tardiva. Ecco il vino sperimentale, e qui ne ho approfittato anche per inserire i grafici spider plot dei vini sperimentali realizzati proprio dalle cantine partner che hanno lavorato il primitivo in questo caso, come appunto la cantina di Salice Salentino e la cantina Cupertino. Quindi un vino che si presenta di colore rosso rubino abbastanza intenso, con tenui riflessi violacei, con una buonissima complessità aromatica e prevalenza soprattutto di note vegetali fresche e secche anche, con deboli sentori di frutta rossa matura, quale ciliegia e mora. L'equilibrio complessivo è molto buono e anche in questo caso, data l'alta acidità totale che presenta questo vitigno, si
predispone molto bene per l'ottenimento di vini rosati e anche spumanti. Veniamo a un vitigno molto minore, il Notar Domenico. Ecco, questo oggi è presente sporadicamente nel Brindisino, dove rientra anche in una DOP che oramai non produce più, che è quella di Ostuni, ed è presente anche nel Salento con il sinonimo di San Nicola. Ecco, questo, le indagini genetiche ci indicano che questo vitigno è da molto tempo presente nella nostra regione. Deriva da un incrocio spontaneo tra due vitigni presenti, quali il Somarello Nero, soprattutto nella zona del nord barese, e il Calicante, che è un vitigno ad uva bianca, che però è tipico della Sicilia, che però è stato anche identificato anche in alcune zone, soprattutto del Brindisino, con il nome di Livese. Ecco, questo il nome è molto probabilmente riconducibile ad un notaio di nome Domenico, che appunto parrebbe proprio uno dei maggiori coltivatori nel passato proprio di questa varietà. Ecco, si contraddistingue dall'avere questo grappolo molto grande, soprattutto da questo pedicello molto lungo, l'acino sferoidale, la foglia liscia anche dalla pagina inferiore. Ecco, ovviamente oggi è presente solo su 0,7 ettari in coltivazione, di cui 0,2 nella provincia di Bari, dove è anche tradizionalmente un vitigno molto antico, e 0,5 nel Brindisino. Come dicevo prima, un vitigno che fa questi grappoli molto grandi, l'acino sferoidale, il pedicello lungo, ha un portamento eretto e semi-eretto. E ecco, il vino... ha un colore rosso rubino, non è adatto dato il contenuto modesto in antociani totali, per l'ottenimento di vini rossi da invecchiamento, soprattutto per vini rosati in purezza. Con altri settori, i profumi di questo vino sono molto, molto interessanti. Ecco, andiamo al primitivo. Il primitivo ovviamente ha una storia lunghissima nel nostro territorio, come ben immaginiamo. Ecco, la sua origine geografica non è ben nota, probabilmente arriva dai Balcani, forse dalla Croazia, dove esiste un altro vitigno con un nome diverso, però dall'analisi genetica nient'altro è identico al nostro primitivo coltivato appunto in Puglia, oppure in Montenegro, dove è conosciuto con il nome di Kratoscia. In America è poi conosciuto con il nome di Zinfandel. Ecco. Il primitivo, non sto qui a darvi notizie approfondite, ma sicuramente si contraddistingue da questa foglia non molto grande, con questi sentori rossastri sulle nervature principali, questi seni molto ampi, aperti, i denti molto grandi. Ecco, anche qui abbiamo una variabilità intravarietale molto importante, essendo un vitigno molto antico. Quindi abbiamo biotipi a grappoli più grandi, più compatti, ad acino leggermente più grande, invece biotipi a grappoli più spargoli e acino più piccolo. L'acino è perfettamente sferoidale. Ecco, ovviamente oggi è uno dei vitigni più diffusi nella nostra regione, coltivato su più di 11.000 ettari. Ecco, era a fine 800 molto coltivato soprattutto nelle zone di Gio del Colle, dove appunto poi questo vitigno da cui si è spostato anche nelle zone del Tarantino poi successivamente. Ecco, ovviamente presente in moltissime DOP, IGP, e anche presente in Puglia una DOCG, che è il primitivo di Manduria dolce naturale. Ecco, caratteristiche vegetoproduttive, ovviamente questa produttività abbastanza buona, il peso medio del grappolo variabile, il peso medio dell'acino attorno a un grammo, un portamento semi-eretto e il vino è un vino molto interessante. Qui riportiamo lo spider plot del vino sperimentale di Madonna delle Grazie di Torricella, che ha nella particolarità del vino prototipo di Domina Puglia, abbiamo rilevato soprattutto dei sentori, oltre che di frutta matura, anche floreali molto interessanti. È un vino equilibrato, armonico, può raggiungere elevate gradazioni alcoliche e ovviamente richiede anche una fase per la stabilizzazione del colore anche di invecchiamento in legno. Nero di Troia è l'ultimo vitigno oggetto di studio,
presente soprattutto nella zona di Canosa, dove era un po' il vitigno principe appunto di questa area attorno a Barletta, eccetera. Infatti era chiamato anche in quelle zone come proprio vitigno di Canosa o semplicemente ancora vitigno. Ovviamente anche qui si tratta di un vitigno autoctono derivante dall'incrocio spontaneo tra Bombino Bianco e Quagliano, insieme a, come abbiamo già detto prima, al Bombino Nero e Impigno, con cui sono praticamente fratelli. È stato individuato anche con il nome Uvanocella nei vigneti storici del Gargano. Ecco, qui anche l'uva di Troia è riconoscibilissima perché ha queste foglie molto piccole, lacinate, con i semi molto incisi, questi grappoli piccoli, compatti, lacino abbastanza grande, e adatto proprio per l'ottenimento anche di vini di qualità nella nostra regione, dove oggi si assiste proprio ad una valorizzazione di questo vino monovarietale, mentre in passato era stato un pochettino messo da parte ed era più adatto per vini da taglio. Quindi una particolarità, in passato, come ci dice Carrante nel 1929, sui mercati di Germania, Austria e Svizzera era di interesse anche l'utilizzazione dell'uva di Troia anche come vitigno ad uva da tavola, quindi per guarnire addirittura le cassette di Baresana insieme anche a un altro vitigno tipico del Capitanata che è il Somarello Rosso. Ecco, qui alcune caratteristiche vegeto-produttive: la fertilità abbastanza buona, il peso medio del grappolo piccolo, il peso medio dell'acino abbastanza grande. E qui vediamo gli spider plot delle due cantine appunto dell'area, la cantina di Barletta e la cantina Grifo. Ovviamente il vino presenta un colore rosso rubino con i riflessi aranciati, un buon corpo elevato l'alcolico in genere, contenuta appare l'acidità totale, un vino abbastanza armonico, equilibrato, con sapore neutro. Ovviamente queste sono le caratteristiche generali dei vini. Poi ovviamente nel caso dei vini sperimentali prototipo di cui si parlerà prima, si andrà nello specifico poi a definire. Ecco, le informazioni che abbiamo detto sono rappresentate, alcune di esse, anche nell'Atlante dei vitigni tradizionali di Puglia, che è uno strumento proprio per la conoscenza appunto di tutta la biodiversità presente sul nostro territorio. Infine, sul sito dominapuglia.it e sul blog Domina Puglia è possibile nello specifico consultare le schede approfondite di questi vitigni che vi ho presentato e quindi interagire e scoprire un attimino tutte le attività svolte nell'ambito appunto del progetto che oggi si conclude. Grazie, ringrazio tutti per l'attenzione e auguro una buona continuazione. Ringrazio Pasquale per la relazione. Passerei la parola alla dottoressa La Rosa della cooperativa Lilith Med, che ci parlerà dei vitigni autoctoni nella storia. Buongiorno Esther e buona relazione. Buongiorno a tutti. Allora, condivido il mio schermo. Benissimo, allora grazie Francesco. Io rappresento qui stamattina la cooperativa Lilith Med 2000 di Barletta, che si è occupata all'interno del progetto Domina Puglia del reperimento delle fonti bibliografiche e storiche relative ai vitigni autoctoni oggetto della ricerca, in particolare ricercando informazioni sulle proprietà benefiche dei suddetti vitigni per le donne. Come sappiamo, il vino è sempre stato uno degli alimenti base insieme a grano e olio propri dei popoli dell'antichità, fino alla Grecia, fino a Roma, e infatti numerosi storici classici ne parlano. Ma l'argomento, ovviamente altamente specialistico relativo ai vitigni autoctoni, non è stato di facile riscontro nella documentazione storica, dove non solo non si parla di vitigni, tantomeno si parla di donne e vino, quindi di rapporto tra donne e vino. Ricordiamo che ad esempio nell'antica Roma c'è sempre stato il divieto da parte delle donne di bere vino
e addirittura un marito poteva ripudiare la propria moglie se scopriva che aveva bevuto vino, quindi un rapporto a distanza tra donne e vino. I vini erano distinti essenzialmente per la loro colorazione, quindi albus, bianco, fulvus, biondo, medium, rosato, oppure sanguineus, rosso sanguigno, niger, nero. Quindi una distinzione, ripeto, basata solo sul colore. E anche nella documentazione d'archivio che abbiamo consultato, anche in precedenti progetti, è stato difficilissimo ritrovare i nomi specifici dei vitigni. Nella documentazione grafica anche, spesso abbinata ai documenti, quindi che ne so, appezzamenti di terreni, troviamo molto spesso disegnate le piante della vite, ma senza specificare appunto il nome dei vitigni. È solo in tempi più recenti che appunto questi nomi specifici vengono introdotti, quindi verso la fine del XVIII secolo e durante il XIX secolo, quando si fanno anche più interessanti le ricerche sul vino pugliese, che da vino esclusivamente di taglio assume via via un'importanza propria. Fatte queste premesse, come ci siamo organizzate per la ricerca? Riunione dopo riunione abbiamo cercato di individuare le chiavi più idonee di ricerca, i termini più appropriati da andare a riscontrare nei soggettari delle varie biblioteche o le classi corrispondenti per centrare quanto più possibile l'argomento che ci è stato assegnato e quindi le proprietà benefiche dei vini autoctoni per le donne. Il lavoro si è sviluppato con il personale della nostra cooperativa e la ricerca Esther, mi senti? Scusami, sì. Esther, ma hai una presentazione? Perché noi stiamo vedendo solo la prima immagine. Quindi se tu pensi di scorrere, noi non stiamo vedendo scorrere nulla. Appositamente su queste informazioni non c'era nessuna slide. Ah, ok. Va bene, scusami. Figurati. Quindi dicevo, il lavoro è stato svolto con il personale dipendente della nostra cooperativa e la ricerca è stata condotta in tutta la Puglia in una serie di biblioteche del territorio regionale inizialmente. E in particolare abbiamo biblioteche comunali, biblioteche universitarie, biblioteche ex provinciali e biblioteche nazionali. In un secondo momento anche in territorio extraregionale. Quindi una volta individuati nei cataloghi quelli che potevano essere i libri di nostro interesse o anche i periodici, abbiamo proceduto alla consultazione in sede, all'analisi dei testi, riscontrando appunto se fossero presenti le varietà oggetto di ricerca e selezionando le informazioni più importanti. Successivamente l'attività è stata portata avanti anche attraverso il document delivery per quanto riguarda le biblioteche anche fuori regione, e comunque per quanto riguarda i materiali che non vengono prestati e quindi possono essere richiesti e consultati a distanza. Ci siamo soffermate in particolare sul discorso dell'invecchiamento femminile più sano, cercando appunto sia informazioni storiche che scientifiche. In linea di massima abbiamo diviso, diciamo, la ricerca su donna, vino, età in tre argomenti principali, quindi le informazioni storiche sulle cultivar pugliesi, sugli aspetti folcloristici e sul consumo con particolare interesse all'ambito medico e cosmetico, poi sulle cultivar pugliesi e le loro caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche e infine sugli studi recenti sui vitigni autoctoni e sulle sostanze benefiche in essi contenute. Quindi abbiamo selezionato una serie di pubblicazioni accedendo a oltre 50 biblioteche in totale rispetto a quelle che erano previste inizialmente, che erano molto meno. Quindi i documenti individuati anche nell'ultima fase attraverso l'open access sono stati in totale 206, suddivisi in una bibliografia diciamo articolata in varie sezioni, quindi una bibliografia più specifica con 122 risultati ottenuti, una bibliografia più generica con 29 risultati ottenuti, per un totale di 151 documenti che sono stati riprodotti, attenendoci ovviamente alle regole sul copyright e sulla riproduzione dei testi del 15%.
Ci sono anche documenti che sono stati consultati ma non sono stati ritenuti di particolare interesse, 38 documenti, ma anche 17 libri che non è stato possibile visionare perché le biblioteche interessate o non hanno risposto, diciamo, alle nostre richieste oppure erano chiuse per vari progetti in corso. La seconda fase è consistita poi nella rielaborazione delle notizie che sono state articolate in questi file Excel che vi sto facendo vedere, nei quali abbiamo rendicontato tutto il lavoro svolto. E quindi per ogni documento trovato o comunque consultato abbiamo specificato quali sono le informazioni interessanti ottenute oppure le motivazioni dell'esclusione del documento dalla ricerca. Nello specifico, le informazioni ottenute si dividono in due tipi, quelle di carattere storico, culturale e folcloristico e quelle di natura scientifica. Nel primo caso abbiamo ottenuto informazioni relative alla storia del vino in Puglia, all'utilizzo del vino pugliese come vino da taglio, a consuetudini legate alla coltivazione dell'uva e alla produzione del vino e del suo commercio, agli attrezzi utilizzati, alla modalità di impiantare le viti, al trattamento dei lavoratori nelle vigne, come anche abbiamo ottenuto ricette, usi nella tradizione popolare locale, fino ad arrivare anche a poesie con il soggetto il vino, tradizioni in occasione della vendemmia, della festa di San Martino e del carnevale. Molto interessanti sono stati alcuni manuali di fine Ottocento che parlavano di vinificazione e conservazione dei vini. Difficilmente però, ripeto ancora, si trovavano riferimenti a specifici vitigni se non nel caso del primitivo e del Nero di Troia, quindi quasi nessun riferimento agli altri vitigni oggetto di ricerca. Di ambito extraregionale, ma che in qualche maniera riguardano anche dal punto di vista storico la nostra Puglia, alcuni documenti della Scuola Medica Salernitana, in cui si fa cenno all'uso del vino per le sue proprietà benefiche, ad esempio Trotula e Metrodora, che sono due donne medico del Medioevo, oppure anche abbiamo consultato degli antidotari del XVII secolo. Nella bibliografia locale, invece, sono state riscontrate soprattutto informazioni di ambito storico, culturale e folcloristico, mentre per ottenere notizie più specifiche abbiamo dovuto allargare il campo a biblioteche specialistiche o fondi particolari dislocati su tutto il territorio nazionale. I documenti scientifici invece riguardano diversi ambiti, l'ambito agrario, biologico, storico-economico, medico e farmaceutico, e si è deciso di favorire la ricerca nell'ambito medico-farmaceutico, poiché in questo campo si evidenziano meglio le proprietà curative in varie branche della medicina, come la cardiologia, la ginecologia, la neurologia e l'endocrinologia, e anche anti-aging, sostanze presenti nel vino, in particolare applicato alle donne, come resveratrolo, flavonoidi. Quindi anche in questo caso i vitigni presi in considerazione nei documenti sono soprattutto il Nero di Troia e il Primitivo, mentre più scarse sono le informazioni su Negro Amaro, Bombino Nero, su Sumaniello, addirittura inesistenti notizie specifiche sul Notar Domenico. Vi faccio vedere ancora qualche slide relativa appunto a tutto il lavoro di rielaborazione che abbiamo fatto, che poi ovviamente sarà reso disponibile a tutti. Questo è l'elenco di tutte le biblioteche che sono state consultate e dei risultati ottenuti. E infine, diciamo, in percentuale abbiamo un po' fatto uno schema di quelli che sono stati i risultati. Quindi nel 39,3% dei casi abbiamo notizie di natura storica, invece nel 43,4% dei casi notizie di natura scientifica, e invece notizie specifiche sulle cultivar pugliesi le abbiamo riscontrate nel 17,2% dei documenti. Questo è quanto, io vi ringrazio per l'attenzione e soprattutto ringrazio Francesco Bozzo, professor Francesco Bozzo e tutta Sinagri per la fiducia accordataci durante questa ricerca. Grazie a tutti.
Grazie Esther per la relazione. Adesso passo la parola al dottor Crieco del CNR ISPA. Ci parlerà di selezione e utilizzo di lieviti starter indigeni per la valorizzazione della componente salutistica dei vini autoctoni pugliesi. Buon ascolto e vi lascio. Mi sentite? Mi sentite? Sì, benissimo. Sì, ciao Francesco. Buongiorno a tutti. Io ringrazio il professor Bozzo per l'introduzione e ho il grande piacere di presentare i risultati che sono stati ottenuti nell'ambito dell'R2 dall'ISPA, ma in assoluta collaborazione e sinergia con i colleghi del CRSFA e con tutte le cantine partner di questo progetto. Il vino è salute. Il vino è salute ormai è un argomento di grande attualità. Il vino è passato ad essere una bevanda con grande fascino edonistico e accompagna dell'uomo, come diceva la collega, negli ultimi migliaia di anni, a essere considerato alla guisa di un alimento, perché essendo una miscela complessa di centinaia di molecole, alcune delle quali, i polifenoli in particolare, mostrano e hanno dimostrato importanti qualità salutistiche per la diretta, diciamo, al benessere dell'uomo e, come vedremo, come è stato studiato in questo progetto, della donna. Il vino è la trasformazione del succo dell'uva in una bevanda completamente diversa da quella che è la partenza, e questo è dovuto principalmente alla relazione dei lieviti, e ove il lievito principe, il re di questa, diciamo, del reame, sono i ceppi appartenenti alla specie Saccharomyces cerevisiae, che operano la trasformazione dell'alcol, degli zuccheri, in etanolo e, oltre alla produzione, come vedremo, di tutto quel annovero di molecole, prodotti secondari, che costituiscono poi quello che viene condominato aroma o bouquet del vino. Ma c'è un ma però. I lieviti, e questo è molto intuitivo e visibile per chi a volte ha seguito delle vinificazioni, i lieviti a fine della fermentazione sono di color viola. Perché? Perché assorbono sulla loro parete una serie di composti, fra i quali in principale misura antocianine e polifenoli. Quindi rimuovono questa componente benefica dal vino, da quello che è la componente finale del vino. Quindi, qual è stato lo scopo di questa ricerca? È stato quindi selezionare e caratterizzare dei lieviti starter, che praticamente, pur mantenendo delle ottime qualità tecnologiche, enologiche, potessero rimuovere la minor quantità possibile di polifenoli composti ad azione salutistica dal vino. Questa, diciamo, azione di laboratorio è stata poi validata a livello su scala pilota e finalmente trasferita su scala industriale nell'ambito di questo progetto. In maniera molto schematica, ecco le procedure: il laboratorio, caratterizzazione fisiologica e microvinificazioni, nanovinificazioni possiamo dirle, microvinificazioni presso la cantina pilota, e qui ringrazio i colleghi del CRSFA per la grande collaborazione, e finalmente il passaggio in cantina, dove anche qui non è una piaggeria la mia, ho veramente trovato una collaborazione assoluta, una disponibilità assoluta da parte delle aziende, anche seppur in un anno così difficile come a livello pandemiale per questioni atmosferiche di tutti cui ben noi conosciamo. Quindi, come abbiamo stato organizzato il primo passaggio, il passaggio di laboratorio? Quindi, si è voluto lavorare su più ceppi di quanti, diciamo, stabiliti a livello di preparazione progettuale. Si è preso da 136 ceppi, i quali sono stati soggetti a fermentazione in mosto duro, dove chiaramente in questo mosto era conosciuta la quantità di polifenoli e il potere antiossidante, e quindi si è passati a un imbuto che è partito da 136 ceppi, e man mano in queste tre fasi, aumentando i volumi di fermentazione in laboratorio, si è scartato i ceppi che lasciavano quantità molto basse di polifenoli e di antocianine all'interno del vino prodotto. Quindi 136 ceppi sono soggetti ad analisi chimica,
alla valutazione del profilo aromatico mediante gascromatografia, ma soprattutto alla valutazione della concentrazione di polifenoli totali e dell'attività antiossidante mediante saggi di laboratorio ormai che sono stati in possesso del personale dell'istituto, ma ulteriormente standardizzati e migliorati. Non vi annoierò con i dati, ma voglio solo mostrarvi un quadro, un flash dell'ultimo passaggio, dove abbiamo identificato i nove migliori ceppi performanti, quelli che, pur consumando tutto lo zucchero e avendo una produzione di acido acetico molto bassa, mantenevano in soluzione, rispetto al controllo che voi vedete qui, mantenevano in soluzione la maggior quantità di acidi polifenoli totali e avevano il maggior potere antiossidante, la colonna rossa. Quindi, come scostamento positivo, si è voluto introdurre una nuova variabile, testare un lievito non Saccharomyces, il pombe, che è conosciuto avere una scarsa attitudine a incorporare sulla papaverete la componente polifenolica. È stato isolato un ceppo, è stato testato, molto interessante, e gli risultati finali di analisi laboratorio hanno individuato, fra i suoi 136 ceppi, 4 ceppi di Cerevisiae, l'84, 99, 112, 113 e il ceppo V1 di Pombe come i ceppi migliori performanti. Quindi si è passati nell'attività 2.2 a 2.3 alle fermentazioni su scala pilota, svolte, come dicevo, grazie all'assolutamente validissimo aiuto dei colleghi del CRSFA. I 9 ceppi di cui vi ho mostrato l'ultimo video sono state prodotte le biomasse e sono stati innestati in 80 litri di mosto di Susu Maniello. Anche qui abbiamo voluto testare un vitigno minore, forse non lo è più, comunque molto interessante per la nostra viticoltura. Non vi annoierò con i dati, ma gli vitigni sono stati soggetti ad analisi chimica, vedete sulla colonna sinistra, valutando gli zuccheri residui, l'alcol, acidità totale, volatile, glicerolo prodotto. È stata valutata mediante un'analisi genetica il fatto che effettivamente il lievito innestato avesse completato la fermentazione dominata. Potete vedere come, a fronte del controllo, vedete come il lievito in questo caso a ruvo ha dominato praticamente la fermentazione. E i vini sono stati sottoposti ad analisi gascromatografica per valutarne, e potete vedere come il profilo intuitivo, come il profilo aromatico sia di gran lunga superiore al ceppo, a quello prodotto nei vino prodotto dal ceppo commerciale. Ma non secondaria è stata l'analisi dei polifenoli, delle antocianine. Anche in questo caso l'analisi, potete vedere ove questo è i testimoni, eccoli qua, dove praticamente tutti i ceppi, ad eccezione dell'SS33 e del V1, sono stati caratterizzati da un contenuto di polifenoli superiore a quello del controllo, altrettanto un superiore potere antiossidante, ma soprattutto hanno rivelato concentrazioni di quercetina e transreveratoro superiore al controllo. Valutando tutte le analisi svolte, chimiche, aromatiche e in questo caso della componente salutistica, i ceppi 84, 99, 112, 113 e il V1 sono stati scelti per poter poi procedere alla successiva attività, che è quella della solidificazione su scala industriale, ove sono stati innestati C19, l'84 sul Negramaro a Salice e Copertino, il 112 a Ruvo e il 113 a Barletta su Veneto di Troia e il 99 e il V1 su Ve Primitivo a Torricella. Risottolineo l'assoluta collaborazione che ho trovato, veramente abbiamo trovato, è stata eccezionale, e ancora di questo ringrazio tutti. Anche in questo caso i vini sono soggetti alle stesse analisi che vi ho detto prima, chimiche mediante FTR, della componente volatile mediante gascromatografia e genetica per dimostrare che il lievito effettivamente da noi innestato avesse dominato la fermentazione la vinificazione effettuata. Anche in questo tutto è stato, le fermentazioni si sono svolte in maniera assolutamente soddisfacente, sono arrivate a termine e i vini avevano una proprietà enologica assolutamente soddisfacente. La cosa che voglio sottolineare molto interessante è che potete vedere su questo un'analisi statistica della componente volatile dei vini ottenuti. Potete vedere come in questo cerchio sono raccolti e sono assolutamente diversi tutti i vini prodotti con i nostri lieviti autoctoni selezionati, che si distaccano insieme al buono comunque dalle produzioni fatte con lieviti commerciali in tutte le cantine. Questo è un dato molto interessante che rafforza il concetto che un lievito autoctono comunque ha selezionato probabilmente una potenzialità aromatica estremamente soddisfacente.
Anche in questo caso è stata fatta l'analisi della componente polifenolica salutistica ed è stata molto interessante e soddisfacente. Tutti i vini prodotti nelle cinque cantine in confronto con il lievito, vino prodotto con il lievito commerciale, hanno dimostrato un potere antiossidante, una quantità di polifenoli totale superiore al controllo appunto fatto con il lievito commerciale, ma soprattutto concentrazioni di quercetina, acido gallico e soprattutto di resveratrolo, la molecola insomma principe considerata quella con maggiore azione benefica per la salute umana rispetto al controllo. Quindi questi quattro ceppi hanno dimostrato, confermato non soltanto la loro eccellente qualità enologica, ma anche un'attitudine a produrre quello che potrebbe essere il concetto di vino domina. Qui in conclusione, i nostri quattro ceppi hanno avuto confermato le loro eccellenti qualità enologiche dimostrate in laboratorio, validate su scala pilota, ma soprattutto hanno dimostrato di produrre vini con una concentrazione di polifenoli totali e una capacità antiossidante più elevata rispetto a quella dei ceppi commerciali solitamente utilizzati dalle cantine. In conclusione, abbiamo stato prodotti da questa analisi due capitoli di libro molto importanti, perché abbiamo comunque oggettivato tutta la ricerca bibliografica effettuata, una pubblicazione su riviste internazionali e un'interessantissima collaborazione si è sviluppata con l'Università del Salento, diciamo quantificata su una tesi di laurea da noi fatta sull'argomento. Concludo ringraziando tutti per l'attenzione, ma soprattutto devo ringraziare tutti i colleghi del gruppo, i quali veramente hanno svolto un lavoro eccezionale, oltretutto nonostante l'ultimo periodo sappiamo tutti i problemi del Covid. E quindi ringraziando per l'attenzione, ringrazio loro e grazie ancora. Buongiorno, allora adesso passo la parola alle colleghe dell'Università degli Studi di Bari, Mariangela Centrone, Grazia Tamma e la dottoressa e la collega Volpicella. Ci parleranno di valutazione delle attività biologiche dei vini e degli estratti ottenuti. Passo la parola, penso, alla dottoressa Centrone dell'Università degli Studi di Bari. Prego. Sì, buongiorno. Allora, condivido la mia presentazione. Ok, buongiorno a tutti. Io sono Mariangela Centrone e sono stata assegnista di ricerca del progetto Domina presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell'Università degli Studi di Bari. La nostra unità si è occupata di portare a termine l'attività 3 del progetto, ossia la valutazione delle attività biologiche dei vini e degli estratti ottenuti. In particolare, non riesco ad andare avanti, un attimo. Ok, in particolare nell'ambito dell'attività 3.1, il nostro gruppo di ricerca, coordinato dalla professoressa Grazia Tamma, in collaborazione col gruppo di ricerca del professor Caponio, si è occupato di determinare la composizione di polifenoli totali degli estratti non alcolici isolati dalle diverse cultivar pugliesi, quali Susumaniello, Notardomenico, Negramaro, Nero di Troia e Primitivo di Manduria, al fine di individuare le varietà con i più alti contenuti di sostanze polifenoliche. Come è possibile osservare da questa tabella, dall'analisi dei dati di HPLC è emerso che il composto maggiormente rappresentato è la malvidina, un'antocianidina appartenente alla famiglia dei flavonoidi. Inoltre, nell'analisi dei 5 estratti non alcolici, ha dimostrato che il susumaniello è risultato essere quello con la più alta concentrazione di antociani, seguito dal negramaro e dal nero di Troia. Dopo questa caratterizzazione degli estratti non alcolici, nell'attività 3.4 sono stati condotti studi in vitro su linee cellulari umane tumorali di colon, le CACO2, e di cervice uterina, le cellule ILA, al fine di valutare l'attività biologica degli estratti non alcolici. Dunque, inizialmente sono stati valutati i potenziali effetti di tali estratti sulla vitalità cellulare. È stato utilizzato un saggio colorimetrico che ci ha permesso di dimostrare come il trattamento con i 5 estratti non alcolici ottenuti dalle cultivar selezionate non alterano la vitalità cellulare e quindi non presentano un effetto nocivo.
Successivamente, sempre nell'ambito dell'attività 3.4, è stata valutata l'attività antiossidante mediante l'utilizzo di una sonda fluorescente che ci ha permesso di valutare la produzione dei ROS, ossia delle specie reattive dell'ossigeno, che non sono altro che delle molecole dannose per l'organismo. Come è possibile osservare dai grafici, l'analisi dei dati ci ha permesso di constatare che di tutti gli estratti non alcolici, quelli ottenuti dal susumaniello, dal negramaro e dal nero di Troia, in entrambe le linee cellulari erano in grado di agire da antiossidanti naturali e quindi di apportare effetti benefici alla salute. Infine, per meglio comprendere le vie di segnalazione modulate delle frazioni polifenoliche dei vitigni selezionati, è stata valutata sia l'attività di NFKB, ossia una proteina capace di modulare lo stato ossidativo e l'infiammatorio, sia l'attività di P38, una proteina chinasi che viene attivata durante lo stress ossidativo. Dall'analisi dei dati è emerso che il trattamento col susumaniello e nero di Troia causava un incremento significativo dell'attività di P38, proteina che svolge un ruolo chiave nella regolazione di segnali intracellulari come la risposta infiammatoria, attraverso l'attività di NFKB, proteina che risulta essere downregolata in seguito al trattamento con gli estratti. Dunque, questi dati ci hanno permesso di concludere che tali estratti svolgono un'azione pro-apoptotica e quindi inducono a morte cellulare programmata le cellule tumorali, determinando un effetto protettivo per la salute umana. Concludendo, possiamo dire che questi studi, condotti sulle 5 cultivar pugliesi selezionate, ci hanno permesso di evidenziare il valore di 3 vitigni pugliesi, quali Negramaro, Nero di Troia e Susumaniello, evidenziando le loro potenzialità benefiche per la salute dell'uomo, quali l'elevato contenuto di polifenoli, le proprietà antiossidanti e proprietà pro-apoptotiche. Questi dati sono stati ottenuti, come vi ho già detto, presso il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologia e Biofarmaceutica dal gruppo di ricerca della professoressa Tamma, in collaborazione con la professoressa Maria Teresa Volpicella e il gruppo di ricerca del professor Caponio e della professoressa Cinzia Montemurro. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione e chiaramente di aver potuto partecipare a questo progetto. Buongiorno, ringrazio la collega della relazione. Adesso la relazione è relativa alle attività svolte da Sinagri. Quindi prima di passare la parola alle colleghe Montemurro e Girone, vorrei comunque ringraziare tutto lo staff di Sinagri, da coloro i quali si sono occupati degli aspetti amministrativi e quindi ricordo la collega Coppone, la collega Picone, ma anche tutti il personale che ha partecipato a questa attività, sia i colleghi che sono stati contrattualizzati, sia quelli i dipendenti di Sinagri, quindi da Petrontino, Maringelli, a Gaudioso, a Maria Francesca. Quindi passo la parola a Cinzia Montemurro e alla dottoressa Girone che si intervalleranno nelle due relazioni sulla tracciabilità e rintracciabilità varietale e analisi economica dei vini autoctoni. Quindi non so chi dei due parla prima, passo loro la parola. Posso iniziare io se vuoi. Ok, prima la collega Montemurro. Ok, allora. Buongiorno, un attimo che apro la presentazione. Sposto questa cosa di qua. Vedete tutti la presentazione? Sì. Ok, perfetto. Allora,
Dunque, io vi parlerò brevemente degli aspetti genetico-molecolari che sono stati inclusi in questo progetto e che fanno parte di tre OR, la 1.4, la 3.3 e la 3.6. L'obiettivo del, questo appunto è il riassunto delle attività svolte, quindi ci siamo occupati di effettuare un fingerprinting varietale dei vitigni autoctoni selezionati a far parte del progetto Domina con marcatori SSR, quindi costruire una loro carta d'identità. Ci siamo occupati del campionamento del materiale vegetale sia per le analisi di identificazione molecolare che per quelle di espressione genica. Poi abbiamo messo a punto un metodo di estrazione del DNA da vino per soddisfare i requisiti di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Infine abbiamo messo a punto anche un metodo efficiente di estrazione sia del DNA ma soprattutto dell'RNA per poi passare all'attività di trascrittomica. E infine abbiamo, ma questo diciamo è una parte che tuttora diciamo si sta concludendo, identificato appunto il protocollo utile per effettuare una validazione dei geni candidati che sono venuti fuori dall'attività di trascrittomica mediante la real-time PCR. Allora, questi sono i vitigni che sono stati oggetto di studio, che sono stati ampiamente, devo dire, con grande precisione descritti dal dottor Venerito. E cosa abbiamo fatto praticamente? Abbiamo identificato dei marcatori molecolari, che sono i marcatori microsatellite o anche chiamati SSR, Simple Sequence Repeats, per effettuare uno screening molecolare del DNA, cioè abbiamo praticamente cercato di ricostruire una carta d'identità di questi vitigni. I marcatori sono diciamo lo strumento ideale perché hanno un elevato polimorfismo di lunghezza, sono stati già applicati in diversi studi di tracciabilità e hanno anche una lunghezza contenuta perché il frammento amplificato non supera le 500 paia di basi, quindi vanno diciamo discretamente bene sia per lavorare su matrici di DNA da tessuto fresco, quindi in ottime condizioni, e sia anche su prodotto finito, dove invece la degradazione del DNA ha un valore importante. Quindi, in sostanza, abbiamo ricostruito per ognuno dei vitigni un profilo molecolare, quindi una propria carta d'identità, in maniera tale poi da distinguerli e da offrire uno strumento anche per le cantine che intendono investire in questi vitigni autoctoni, di un marchio diciamo da apporre sulla bottiglia per essere sicuri che lì dentro ci sia veramente quel vitigno che è stato diciamo descritto in etichetta. E qui vedete il risultato delle analisi effettuate, dove abbiamo praticamente assaggiato 6 microsatelliti che sono comunemente utilizzati dalla comunità scientifica della vita, e abbiamo tirato fuori un profilo distintivo per ogni varietà. Fatto questo, poi siamo passati alla messa a punto di un protocollo idoneo a fare tracciabilità nel prodotto finito, quindi nei vini monovarietali. Partivamo già da una esperienza positiva di messa a punto di protocollo da Mosti, l'abbiamo ulteriormente perfezionato fino ad arrivare a riuscire ad estrarre DNA da vini finiti che ci sono stati forniti dal CRSFA e dalle cantine partner del progetto. Non mi dilungo sul protocollo, ma diciamo un protocollo abbastanza tra virgolette semplice, cioè eseguibile in un normale laboratorio di ricerca che non richiede l'utilizzo di strumentazioni troppo avanzate, che un domani potrebbe anche essere trasferito alle aziende con previa allestimento di un laboratorio con veramente una strumentazione minima.
E qui trovate i risultati ottenuti, in cui praticamente sono descritti i profili molecolari visualizzati col sequenziatore automatico dei vini monovarietali. Quindi è possibile non solo tracciare la materia prima in campo, ma chiudere il cerchio con la rintracciabilità del prodotto finito in cantina. Ora passiamo all'attività che riguarda la caratterizzazione dei geni e dei fattori di trascrizione coinvolti nell'accumulo di sostanze antiossidanti nelle bacche di vite. Come sapete, il progetto Domina ha come obiettivo quello di avere un prodotto molto ricco di antiossidanti e di bassa gradazione alcolica, adatto soprattutto a un pubblico femminile. E quindi, dopo aver visto, diciamo, l'effetto che effettivamente i composti antiossidanti contenuti negli estratti non alcolici avevano sulle linee cellulari tumorali, ci siamo chiesti perché non investigare i meccanismi genetici che sono alla base dell'accumulo di queste sostanze, e quindi validare i risultati ottenuti dai colleghi con una base genetica, quindi non lasciare l'idea che l'accumulo delle sostanze sia dovuto solamente a un fattore ambientale, ma che sia effettivamente una qualcosa tipica delle varietà in oggetto del progetto. Quindi qui ci sono i dati che sono già stati mostrati, da cui siamo partiti per quanto riguarda l'accumulo dei polifenoli totali nelle varietà, e questa è la via biosintetica che è alla base dell'accumulo delle sostanze antiossidanti contenute nelle bacche di vite. Quindi una via biosintetica complessa, non ancora del tutto conosciuta in vite, ci sono ancora dei passaggi enzimatici che non sono stati ancora chiariti, ma che rappresentava la nostra base di partenza per poi interpretare i dati che sono, risultati dall'analisi trascrittomica. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente campionato le varietà che vedete qui sulla sinistra della slide, sono state campionate 5 repliche biologiche per ogni varietà, le varietà erano tutte presenti nella collezione del CRSFA, quindi erano sottoposte tutte allo stesso percorso di coltivazione nello stesso ambiente. Abbiamo campionato foglie e bacche e poi abbiamo campionato il materiale vegetale nel time point della maturazione completa, quindi quando le viti erano pronte per la vendemmia. Dopodiché è stata avviata in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Bioscienze del professor Picardi un'analisi trascrittomica di RNA-seq, quindi è stato estratto dalla dottoressa Sabetta tutto l'RNA totale, e insieme alla professoressa Volpicella, al professor Picardi, si è avviata la costruzione delle library e poi l'ottenimento dell'RNA, quindi del profilo di trascrittomica dell'RNA estratto da queste tre varietà. L'analisi è stata condotta con successo perché le repliche biologiche erano di elevata qualità, il materiale non ha avuto problemi nel processamento e quindi tramite tecnologia NGS abbiamo ottenuto un insieme di informazioni. In questa tabella vedete praticamente già una sintesi dei geni candidati che hanno mostrato un profilo differenzialmente espresso tra le tre varietà in esame. Quelle colorate, quindi con i colori verde chiaro, verde scuro, ocra e così via, sono i geni candidati che mostrano un livello di espressione differente tra le diverse varietà per quanto riguarda passaggi fondamentali nell'accumulo degli antociani. E quindi su questi è in corso la validazione dei dati di trascrittomica che portano effettivamente a un maggiore, indicano una base genetica favorevole nel Susu Maniello e nel Negromaro a favore dell'accumulo di sostanze antiossidanti che poi si è visto avere un'attività antitumorale. Quindi effettivamente queste varietà autoctone
hanno una predisposizione genetica perché hanno un'attività maggiore per quanto riguarda alcuni geni nell'accumulo di queste sostanze. Questo, diciamo, è tutto il gruppo di lavoro che ha lavorato su questi aspetti e che ringrazio, perché senza, diciamo, l'interazione di tutte queste persone difficilmente si sarebbe ottenuto questo risultato. Grazie a voi. Grazie, grazie Cinzia. Passo la parola quindi alla collega Girone, che vi parlerà quindi delle analisi economiche che sono state effettuate su questo nuovo prototipo, anche in forte collaborazione con tutte le cantine, perché abbiamo collaborato direttamente con loro. Prego. Non sentiamo. Non si sente. Adesso si sente. Io non sento nulla, scusate. Stefania, ci senti? Stefania, attiva l'audio. Stefania ha attivato, no, adesso l'ha disattivato. Ma non ci sente nulla. Sì, sì, un attimo solo, c'è qualche problema, non apriamo tutti i microfoni, stiamo cercando di parlare con la collega, vediamo se eventualmente qualcuno la contatta telefonicamente anche. Allora, visto che c'è un problema di connessione probabilmente con la dottoressa Girone, eventualmente se è in collegamento Giacomo Carreras potremmo fare quell'intervento che Giacomo doveva fare all'inizio. Buongiorno. Buongiorno, ciao Giacomo, grazie. Buongiorno professore, buongiorno a tutti, un saluto carissimo a tutti gli organizzatori, ai colleghi che hanno veramente fatto una splendida presentazione. Chiedo scusa per l'inizio, so che mi ha cercato professore, ma ero impegnato in altre cose, quindi spero appunto di poter portare il mio saluto e quello di tutto il Consiglio dell'Ordine del Dottore Agronomi, del Dottore Forestale della provincia di Bari. Ci tengo a sottolineare che noi siamo l'ex provincia di Bari, quindi racchiudiamo il 90% del territorio attuale della BAT. Quindi per quanto riguarda la produzione, soprattutto di vino di altissima qualità, sicuramente rappresentiamo, almeno territorialmente, almeno in maniera, diciamo, la giurisdizione, un'eccellenza forse tra le più importanti, sì, sì. Nella stessa Puglia. È un argomento sempre molto attuale. Una sola.
sì, anche abbastanza già disseminato in maniera... Il mio intervento di uno sprone a cercare appunto, grazie a questa emergenza che comunque ha qualche modo... Scusami Giacomo, però avvisiamo Stefania che c'è il microfono acceso e non riusciamo a sentire te mentre lei comunica. Scusa Stefania, se puoi chiudere il microfono, Giacomo stava finendo il suo intervento. Ah, quindi mi sentite adesso, scusate. Sì, ti abbiamo sentito, sì. Sì, un attimo solo se chiudi il microfono, Giacomo. Scusami Giacomo. No, ci mancherebbe. Io almeno non ti sentivo, si intervallava con... Sì, dicevo che ovviamente... Queste occasioni, questi webinar, questi seminari che stiamo, diciamo, di cui stiamo usufruendo in maniera telematica, effettivamente sono anche la riprova della resilienza, della possibilità di adattarsi da parte anche della scienza e dei cultori della materia. Penso che in tutte le situazioni di emergenza, dal guasto appunto viene l'aggiusto, cioè possono essere delle situazioni dove appunto avere un punto di partenza nella novità e quindi sicuramente l'approfondimento di queste tematiche così importanti anche mediante questi mezzi non possono far altro che aumentare la fruizione da parte soprattutto dei non addetti ai lavori, perché poi alla fine insomma è la pancia soprattutto della persona comune che comanda le scelte anche commerciali e quindi i consumi di un vino che di qualità ovviamente nella nostra terra ne ha da vendere e su questo non possiamo altro che prenderne coscienza. Pertanto ben vengano tutte queste attività di divulgazione anche in maniera sotto forma di streaming o qualsiasi altro mezzo, in maniera tale da poter allargare la platea dei fruitori anche a coloro i quali molto spesso discutono in maniera non aulica di argomenti che però poi vanno a inficiare sull'esito finale, l'esito commerciale, l'esito, diciamo, il riscontro economico che probabilmente ricordiamo appunto che tutto viene fatto, noi siamo degli economisti prestati alla biologia, ecco, questa è una bella anche diciamo figura, una bella un bel inquadramento del dottore agronomo, del dottore forestale. Pertanto se non c'è un riscontro economico probabilmente la cosa resta finalizzata a se stessa. Niente, ringrazio ovviamente il professor Bozzo, ringrazio tutti quanti, Stefania, la professoressa Cinzia Montemuro e tutti quelli che conosco e speriamo di vederci, di incontrarci presto, magari de visu, perché insomma siamo abbastanza stanchi di questa situazione. Soprattutto noi che operiamo tanti e non ci siamo mai fermati per fortuna, però è inevitabile che questa situazione ha creato non poche difficoltà. Grazie ancora e buon lavoro e complimenti come al solito. Grazie Giacomo. Diciamo, noi con questo progetto cerchiamo di dare qualche strumento anche per la valorizzazione del prodotto locale, quindi le cantine che hanno partecipato, come hai visto, sono numerose e diciamo, i soci di tutte queste cooperative rappresentano un'importante superficie, diciamo, a livello non solo della provincia o della BAT, ma comunque a livello regionale. Passo quindi alla dottoressa Girone e vediamo se andiamo avanti. Mi sentite? Ok, grazie, arrivederci. Va bene, sì, forse va aperta la presentazione, cioè il PowerPoint come presentazione, così lo vediamo ancora meglio. Ah, ok, va bene. Ok? Ok, sì, benissimo. Ok, finalmente. Allora, buongiorno a tutti, contenta di rivedervi o comunque risentirvi. Dunque, io vi impegnavo veramente il meno possibile il tempo giusto di raccontarvi in pillole l'attività
OR4, quella essenzialmente di natura economica, di stretta competenza del capovilla Sinagri. Non c'è il tempo di mostrarvi tutti i risultati, quindi per non farne torto a nessuno cercherò di sintetizzarli. L'obiettivo di questa attività è stato un'analisi del mercato dei vini autoctoni e delle potenzialità produttive, economiche e commerciali, insieme ad un'analisi sulle preferenze del consumatore e dunque sullo sviluppo di un piano regionale di marketing strategico e innovativo. L'analisi territoriale, quindi la mappatura avviata in prima battuta, nonché strutturale ed economica finanziaria del mercato vitivinicolo italiano e pugliese, è stata realizzata attraverso la tracciabilità e l'analisi di tutti i gruppi di impresa presenti in Puglia che agiscono nell'ambito della filiera di riferimento. Con specifico riferimento al settore vitivinicolo pugliese, indubbiamente esso rappresenta uno dei più importanti bacini di produzione di vino dell'area europea e mediterranea. L'intero sistema di offerta regionale coinvolge un elevato numero di operatori attivi nella fase agricola e in quella della trasformazione e commercializzazione del prodotto. L'importanza del comparto ha fornito lo spunto per diversi studi che hanno favorito una migliore conoscenza del sistema con caratteristiche, lo dobbiamo dire, assai complesse, a volte anche difficili da interpretare. I risultati emersi dalle analisi condotte, comunque quindi mutamenti degli scenari competitivi di riferimento e delle logiche prevalenti di mercato, offrono comunque uno stimolo per ulteriori approfondimenti di specifici aspetti, soprattutto per quel che riguarda la natura e i fattori di vantaggio o svantaggio competitivo della filiera vitivinicola, con particolare riferimento agli assetti economici della filiera stessa. Ora, tutto quanto premesso, la messa in opera delle attività ha permesso quindi di analizzare in profondità il comparto vitivinicolo italiano e pugliese, il quale resta appunto una realtà molto complessa. Operare in un'ottica di analisi di filiera ha permesso di procedere all'individuazione in senso largo delle attività e dei flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto, in senso stretto dell'insieme delle aziende che in Puglia concorrono alla catena della fornitura di vino. Si rileva una scarsa valorizzazione commerciale dei vini di qualità ottenuti da vitigni autoctoni, nonché una ridotta ricerca di soluzioni varietali. Per questo molti vitigni autoctoni, dalle caratteristiche tecnologiche interessanti, pensiamo all'elevata acidità o all'aromaticità, non hanno guadagnato la necessaria notorietà, rimanendo relegati ai vigneti di aree marginali, di sistemi culturali non competitivi. Ora, queste sono state tutte le analisi realizzate nella prima parte della nostra attività e, come potete vedere, abbiamo utilizzato diverse fonti che hanno permesso di ottenere diverse informazioni, dalle informazioni più strutturali e territoriali alle informazioni sulla produzione, in particolare di vino rosso, e quindi le schede informative per vitigno, i canali di vendita di vino, le vendite al dettaglio del vino, informazioni sulle etichette per tipologia di vino, i canali di vendita e anche quelle al dettaglio, e informazioni sul consumo di vino. Allora, giusto per darvi veramente alcune informazioni flash su questa parte di attività, guardiamo un attimo quelle che sono state le elaborazioni territoriali no? fatte in Puglia per l'ottenimento delle informazioni di natura strutturale sulle imprese produttrici di vino. In Puglia sono stati utilizzati essenzialmente i dati di origine Camera di Commercio. Questi dati hanno permesso di realizzare le prime elaborazioni sulle imprese in Puglia per provincia e comune relativamente a che cosa? I seguenti codici di attività economica. Abbiamo guardato le imprese che essenzialmente coltivano uva, le imprese che producono vini da uve, le imprese che producono vini da tavola e infine le imprese che producono anche i vini speciali, no? I vini spumante. Ogni impresa è stata inserita secondo l'attività economica esclusiva o principale individuata col criterio della prevalenza. Ebbene, allora, che cosa possiamo dire? Sicuramente in chiave di settore attività economica e distribuzione territoriale, quindi provinciale e comunale, si evidenzia con riferimento al primo codice che le 10.509 imprese agricole
di coltivazione di uva risultano più concentrate in provincia di Taranto, a seguire le province di Bari e di Foggia e infine la BAT e Brindisi e Lecce. Tra le sei province pugliesi, i comuni nei quali risultano maggiormente presenti le imprese sono Grottaglie, per quanto riguarda la provincia di Taranto, poi ci abbiamo Rutigliano e Noicattaro per quanto riguarda Bari, Barletta nell'Ambat, il comune di Brindisi nel Brindisino e infine Leverano nel Leccese. Con riferimento al secondo codice Ateco, le 84 imprese attive produttrici di vino, di vini da uve, hanno sede in misura maggiore nel Foggiano, con 33 cantine, di cui 15 solo a Cerignola. Il terzo codice Ateco, abbiamo 219 imprese attive, produttrici di vini da tavola, che risultano maggiormente collocate nel Foggiano, dove anche in questo caso delle 91 cantine, 29 hanno sede a Cerignola. Con riferimento all'ultimo codice Ateco, le sole 12 imprese attive che producono prevalentemente vini spumanti e altri vini speciali sono concentrate soprattutto in provincia di Foggia, dove ritroviamo 6 cantine, di cui 2 a San Severo e 4 distribuite tra Ortanova, Foggia, Cerignola, Ischitelle e Castellucci dei Sauri. Ora, qua potrei andare avanti con tante di quelle elaborazioni fatte, come per esempio anche quelle sulla produzione di vino senza mosti per regione, solo per dire che la Puglia è la prima regione italiana con 9,7 milioni di ettolitri, mentre in Veneto la produzione torna sui 9,4. La terza regione risulta l'Emilia-Romagna, viene poi la Sicilia. Piemonte e Toscana invece, sulle quali teniamo un occhio di riguardo, vista l'importanza di alcune loro denominazioni, avrebbero avuto una produzione, come dire, inferiore alla loro media storica. Ora, con riferimento alla seconda parte dell'analisi, essa è stata svolta attraverso la valutazione della convenienza economica, basata sulla misurazione e comparazione di tutti i costi e i benefici, diretti o indiretti, sia in termini di risorse consumate nella realizzazione del nuovo prodotto vitivinicolo Domina Puglie, sia in termini di effetti positivi e negativi derivanti dalla stessa realizzazione in maniera diretta e indiretta. Ebbene, dall'analisi delle informazioni raccolte attraverso l'intervista del personale di cantina, a cui va tutto il nostro ringraziamento per la disponibilità accordataci, è stato possibile desumere che non vi siano evidenze che comportino differenze economiche nelle fasi di vinificazione con vitigni o lieviti specifici. La componente che maggiormente influisce sul processo e quindi sui costi di produzione e la qualità dell'uva in ingresso. Di rilievo in termini di costi sull'unità di prodotto ottenuto è il volume di lavorazione, data l'incidenza del personale sul costo totale del vino. Il ridotto volume delle uve provenienti dai vitigni autoctoni rispetto ai volumi ottenuti con blend commerciali determina un costo al litro sicuramente più elevato, ma difficilmente isolabile e quantificabile. Infine, la specificità dei vitigni e la loro propensione all'affinamento comportano costi di produzione maggiori che però vengono, come dire, abbondantemente compensati dalle performance commerciali più soddisfacenti rispetto ai vini non qualificati. Il solo aspetto che poi in questa fase avere un riscontro misurabile, grazie anche all'utilizzo dei dati ufficiali di cantina, è quello relativo ai volumi di lavorazione sulla base di differenti uvaggi e delle quantità di vino prodotte per coloro, denominazione e per vitigno di origine. Ora, per ricostruire quindi un quadro delle quantità di uva trattate e le corrispondenti quantità di vino ottenuto, sono state passate in rassegna le dichiarazioni di produzione delle ultime due annate per ognuna delle cantine partner di progetto. Questo ha permesso di stimare in percentuale la vino ottenuto con i vitini di interesse per il progetto e di raffrontarla con quella dei vitini ottenuti con blend di uve, tra cui anche uve commerciali e da taglio. Detto questo, abbiamo valutato anche la sostenibilità economica e finanziaria relativa alla coltivazione di vigneti di varietà autoctone regionali, le cui uve sono utilizzate per la produzione di vini DOC e IGP in cantine cooperative partner del progetto. In particolare sono stati analizzati i dati economici di 4 varietà di interesse per il progetto, e quindi uva di Troia, Bombino Nero, Negro Amaro e Primitivo. I dati rilevati delle varietà tipiche sono analizzati in funzione delle differenti denominazioni del vino per le quali sono state prodotte e quindi conferite. Le performance in termini economici e finanziari sono confrontate nell'ambito della stessa varietà,
per gradi diversi di tipicità di vino e in aggiunta anche rispetto a varietà commerciali come il Sangiovese, il Lambrusco, il Montepulciano, prodotte principalmente produzione di vini comuni privi di indicazione di origine. Il progetto quindi contempla anche altre varietà come su Sulmaniello e Notardomenico, le quali coltivazioni hanno una diffusione, come dire, più ristretta, così ristretta da far propendere per un'esclusione dalla, come dire, dalla presente analisi, in quanto i dati raccolti di entità ridotta sarebbero stati inutilizzabili ai fini statistici. Le varietà tipiche analizzate invece possono contare su un'estensione complessiva di quasi 600 ettari suddivise in due areali diciamo in due areali di distribuzione, diciamo, e quindi lo studio ha evidenziato come dire una maggiore redditività delle varietà tipiche se associate a produzioni di qualità piuttosto che se improntate all'aumento della resa ad ettaro. In particolare le varietà non autoctone risultano più attraenti per gli agricoltori che vogliono rientrare prima dall'investimento, che a fronte di costi più elevati hanno produzioni meno redditizie ma più stabili, soprattutto nella fase iniziale della vita utile degli impianti. Al contrario, le varietà autoctone risultano più convenienti in piani di investimento di lungo periodo, in cui il sistema produttivo consente una maggiore redditività e costanza, anche se i vantaggi si concentrano poi nella seconda metà del periodo di vita dell'impianto. Ora, queste tendenze sono alla base delle decisioni dei viticoltori regionali che negli ultimi decenni hanno modificato il livello della propria diciamo agrobiodiversità aziendale in base alla valutazione dei benefici netti privati in risposta alle richieste del mercato. In effetti spesso il mercato non premia i benefici sociali derivanti dalla diversità genetica delle colture e gli agricoltori non ricevono alcun incentivo privato per la sua conservazione. Pertanto hanno impiegato varietà più redditizie nel breve periodo in quanto più produttive, più stabili e sistemi quindi di produzione caratterizzati da elevate rese ed un massiccio impiego di input, contribuendo così come dire, ad un peggioramento anche sul piano ambientale e sulla sostenibilità delle coltivazioni dettata anche da una riduzione costante della fertilità del suolo. Va bene. Con riferimento infine all'ultima parte dell'analisi, quindi quella sulla preferenza dei consumatori, l'attività di ricerca centrale ha visto una vera e propria indagine diretta con uno scopo plurimo, stabilire la propensione al consumo di vino con caratteristiche particolari e quindi far emergere le preferenze dei consumatori attraverso gli esperimenti di scelta ed evidenziare l'efficacia di diverse forme di comunicazione di contenuti nelle etichette, segmentare il mercato sulla base delle caratteristiche socio-economiche dei consumatori di vino. Ora, la procedura per realizzare gli esperimenti di scelta si è espletata nello svolgimento di alcune fasi di lavoro, tra le quali, le dico solo alcune le più importanti, una descrizione dettagliata del bene oggetto di valutazione, l'individuazione del bacino di utenza, l'individuazione di un campione rappresentativo a cui sottoporre il questionario che abbiamo stilato, la raccolta delle interviste tramite interviste dirette online e infine l'elaborazione dei dati raccolti per il calcolo di che cosa? Della VTP, cioè della disponibilità a pagare utilizzare il vino di riferimento. Le analisi effettuate nell'ambito della progettazione dell'esperimento di scelta sono state acquisite e rielaborate al fine di avviare il lavoro di indagine vero e proprio sulle preferenze del consumatore nei confronti dei caratteri distintivi dei nuovi vini di qualità ottenuti con le tecnologie promosse dal progetto. Questa fase di attività è stata finalizzata a definire la funzione della domanda, il comportamento dei consumatori in relazione al consumo di vino, la consapevolezza delle loro scelte, il rapporto tra la percezione della qualità e gli attributi dei nuovi prodotti enologici e infine le preferenze legate all'etichettatura e quindi all'eventuale presenza di claim salutistici. Non sto a descrivermi come abbiamo composto il questionario, giusto un attimo per dirvi che il campione di riferimento è risultato costituito per più della metà da donne,
l'età media dei rispondenti è stata di circa 46 anni, sono essenzialmente un campione, come dire, istruito. Infatti la maggior parte ha dichiarato di aver conseguito un titolo di studio, il diploma di laurea. L'attenzione, ecco, agli attributi qualitativi nella fase di acquisto del vino sono risultati importanti in modo differente. Mentre prezzo, grado alcolico e aspetto dell'etichetta non riscuotono particolare attenzione, i rispondenti dichiarano di prestare una specifica attenzione alla qualità del vino, ai contenuti dell'etichetta e alla zona di origine delle uve e alle varietà delle stesse. Ora, attraverso un'elaborazione statistica, un modello a classi latenti, abbiamo individuato tre grossi gruppi no, di rispondenti, tre classi, ecco, di rispondenti, dal comportamento differente. Alla prima classe diciamo appartiene un gruppo di intervistati le cui preferenze sull'acquisto di vino sono dettate in maniera equilibrata e ugualmente distribuita dai tre attributi, anche se con segno negativo per quanto riguarda il prezzo e la preferenza di polifenoli, e con segno positivo in maniera leggermente più incisiva per quanto riguarda la presenza di varietà autoctone. La variabile latente che condiziona in maniera, come dire, più significativa l'appartenenza a questo gruppo sembrerebbe essere l'età degli intervistati. Si ipotizza infatti che l'appartenenza al gruppo sia tanto più sicura al crescere dell'età. Inoltre al gruppo sembrerebbero appartenere per lo più intervistati di sesso femminile con reddito elevato. La seconda classe, quella degli intervistati che hanno manifestato di essere condizionati positivamente dalla presenza dei contenuti salutistici nel vino e negativamente dal prezzo e dalle varietà autoctone. Il gruppo inoltre associa a questo attributo un'importanza superiore ad entrambi gli altri due attributi coinvolti nell'analisi. L'appartenenza a questo gruppo è presumibilmente determinata da un consumo, come dire, più sporadico e un reddito più, come dire, meno sostenuto. La terza e ultima classe è quella fortemente influenzata dalla presenza di varietà locali e meno negativamente dal prezzo. Appartengono quindi a questo gruppo gli intervistati che cercano varietà locali a ogni costo, anche a scapito di un'elevata disutilità dettata dal prezzo. Quindi la valutazione, infine, perché a questo volevamo arrivare, la valutazione sulla disponibilità a pagare un prezzo. Stefania, scusa se ti interrompo, arriviamo perché abbiamo bisogno di... Sì, ho finito. Quindi giusto per dirvi che la valutazione della disponibilità a pagare un prezzo maggiore in presenza degli attributi considerati ha portato a risultati contrastanti se visti in relazione alla presumibile utilità derivante dalla presenza di fattori salutistici. Se considerati insieme invece portano sempre a risultati positivi da un prezzo minimo pagabile dalla prima classe al massimo pagabile della terza. E nulla, va bene, due parole solo per l'ultima attività, quella sulle preferenze espresse nell'ambito dell'indagine relativa ai contenuti riguardanti origini, composizione e clan salutistici nell'etichetta, riscuotono in generale un successo discreto tutte le diciture riguardanti l'azione antiossidante dei polifenoli e sulla prevenzione nei confronti dei radicali liberi nelle cellule. Quindi la metà degli intervistati ha dichiarato di poter essere molto, come dire, attirati, invogliati all'acquisto di un prodotto enologico sulla cui etichetta compaia la dicitura del vino rosso, i contenuti salutistici del vino rosso garantiscono un'azione antiossidante. In relazione alle dichiarazioni su composizione, procedimenti e materie prime utilizzate sull'etichetta del vino in vendita, primeggiano per la capacità di invogliare all'acquisto la provenienza delle uve, quindi uve autoctone pugliesi, il basso contenuto di solfiti e un sistema di produzione a basso impatto ambientale. Con questo mi taccio, insomma, se ci sono domande mi riservo, insomma, di rispondere successivamente. Grazie. Oh, Madonna. Oh, grazie alla dottoressa Girone. Diciamo, io prima di passare ad eventuali, cioè farei, se c'è qualcuno delle domande, diciamo, o si è prenotato a fare delle domande prima di un intervento conclusivo, perché diciamo a me interessava tanto invece fare quest'ultima parte del, purtroppo ci siamo un po' allungati coi tempi nelle relazioni, ma
Vorrei tanto che l'attività che è stata svolta in cantina, sia dalle cantine stesse, ma in collaborazione con gli enti scientifici, possa essere dimostrata anche in questo convegno, diciamo, da casa. Ma, e quindi se non ci sono interventi già programmati o domande specifiche, io vorrei che le cantine si possano esprimere sull'attività svolta, no? L'attività che abbiamo fatto di tipo tecnica, ma in cantina, ma anche quella di valorizzazione che abbiamo cercato di fare, e penso che i risultati sono ottimali, diciamo, dimostrano questa ennesima occasione in cui Sinagrit e gli altri organismi di ricerca, questa non è la prima volta che Sinagrit collabora con il CNR ISPA, il collega Francesco Greco, in progetti che portano avanti la collaborazione con le cantine, soprattutto dalla forte connotazione legata alle cooperative sociali di Confcooperative, e che riesce, diciamo, a portare avanti un percorso lungo, difficile, di valorizzazione non solo dei vini ma anche dei vitigni autoctoni. Quindi non so se c'è qualche cantina che si vuole prenotare. Ci eravamo messi d'accordo anche che potesse parlare qualcuno, non lo so, mi viene in mente, vedo qui collegato l'enologo Tripaldi, non so se ha la possibilità di prendere la parola, o qualche altra cantina. Ecco qui, sì, vedo che Tripaldi sta prendendo la parola. Ciao. Sì, e buongiorno a tutti. Innanzitutto per un saluto e per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in questo importantissimo lavoro, specie per un'azienda come la nostra, in questo caso parlo della Crifo, che sta investendo tantissimo sui nostri vitigni tradizionali, dal più famoso che è il Nero di Troia, ai meno conosciuti come il Bombino Nero e il Moscatello Selvatico, su cui abbiamo iniziato un lavoro da 2 anni e che ci sta già dando delle belle soddisfazioni. Sicuramente per un'azienda investire in conoscenza è sempre qualcosa di importante, perché per affrontare il mercato, per produrre bene, c'è bisogno di coscienza e conoscenza. Quindi qualsiasi progetto volto a migliorare queste due cose è sempre ben accettato dall'azienda. L'azienda fa parte di Confcooperative, è da sempre molto attenta nella sperimentazione. In azienda facciamo un sacco di sperimentazione per migliorare quelli che sono i nostri prodotti e per presentare al meglio quelli che sono i nostri prodotti. Questo studio va benissimo proprio perché sempre più il mercato, oltre alla qualità intrinseca del prodotto, è sempre più attento a quelle che sono le caratteristiche sulla salute del prodotto. Quindi è importante che ci siano questi studi, è importante aver fatto questo studio, e sicuramente sarà molto utile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista commerciale. Quindi non rubo altro tempo, saluto nuovamente tutti e buon proseguimento. Allora, non so se c'è qualcun altro che vorrebbe intervenire. Mi ha scritto il dottor Tricarico, non so se vuole nuovamente intervenire, non ho capito bene. Sì, grazie. Giusto due considerazioni. La prima, abbiamo visto delle presentazioni tutte interessanti che ci hanno portato evidenze empiriche da cui si declinano dati oggettivi
di grande importanza scientifica che andrebbero evidenziati e pubblicizzati in maniera adeguata e che confermano che i vitigni autoctoni sono, hanno caratteristiche e proprietà salutistiche maggiori di altri vitigni e, se ho capito bene, se vengono utilizzati lieviti autoctoni per la produzione di vini, queste caratteristiche vengono enfatizzate. Questi sono dati di un'importanza, secondo me, rilevante. Inoltre è la conferma che gli organismi di ricerca, se messi in condizioni di impattare su imprese e realizzare prodotti spendibili sul mercato, possono veramente spiegare un'utilità incredibile per il nostro tessuto economico e per le nostre cooperative che ne abbiamo realmente bisogno. In più, un pizzico di orgoglio è un progetto di ricerca importantissimo che vede come soggetti privati coinvolti cooperative di cooperative. Quindi questo è anche un dato un po' di discontinuità col passato, dove si pensava che alcune attività di ricerca, alcune attività, diciamo, con ricadute anche imprenditoriali, fossero appannaggio di imprese, diciamo, di altra tipologia. Mentre questo è un progetto che è orgogliosamente cooperativo e vede una cooperazione virtuosa fra imprese, cooperative e organismi di ricerca. È la strada giusta, è la strada sulla quale proseguire. Io posso già confermare che con gli enti coinvolti, sia con le cooperative, ne abbiamo anche tante altre, e sia con questa squadra, con questo gruppo di ricerca con il quale abbiamo una collaborazione intensa e di prospettiva, faremo senz'altro tante altre cose, belle cose insieme, e ci rivedremo in modalità virtuale, ma io spero, come è stato già detto a chi mi ha preceduto, in reale, in contesti dove potremo anche guardarci tutti quanti in faccia e perché no anche abbracciarci, per promuovere i risultati di ulteriori programmi di ricerca che faremo senz'altro insieme. Grazie a tutti. Grazie dottor Tricarico, se non ci sono ulteriori interventi io concludo con nuovamente vorrei sottolineare, diciamo, come in questa occasione, forse anche meglio di altre, la collaborazione tra gli enti di ricerca, diciamo, spesso e volentieri è quasi palese, no? Spesso e volentieri gli enti di ricerca per vari fini pratici e applicativi di collaborazione, conoscenza anche personale, si riesce a collaborare facilmente. Ma diciamo che in questa occasione vorrei sottolineare invece quanto è stato facile, quanto è stato semplice per noi e penso anche per gli altri e quindi per tutti gli organismi di ricerca che hanno partecipato, essere presenti in cantina e avere la massima collaborazione da parte dello staff amministrativo, da parte dell'enologo e da parte di tutti i collaboratori delle cantine che hanno collaborato in maniera egregia e siamo riusciti a portare questi importanti risultati che il dottor Tricarico quindi sottolineava. Mi fa piacere che qualcuno li sottolinei. Sono convinto anch'io, come il dottor Tricarico, che abbiamo bisogno di divulgare sempre di più e sempre meglio a tutta la platea, non solo degli addetti ai lavori, non solo nell'ambiente scientifico, ma anche probabilmente dobbiamo fare un passo avanti anche per coinvolgere in maniera probabilmente più divulgativa anche i consumatori per far conoscere questi vitigni, per far conoscere questi prodotti, visto che le cantine sono ormai pronte alla realizzazione del prodotto finito. Ormai, come abbiamo anche sentito dall'enologo Tripaldi, molte cantine, anche cooperative e non solo, si stanno portando avanti attività, progetti, realizzazione di prodotti con vitigni autoctoni. Abbiamo questo materiale vegetale che va valorizzato, abbiamo
queste realtà produttive che ci stanno mettendo anche impegno anche nella ricerca e alla realizzazione di prodotti più vicini al nostro territorio, e quindi probabilmente valorizzando il vino, che sicuramente per la nostra regione è molto importante, riusciamo a valorizzare non solo il vino ma probabilmente anche il nostro territorio. Io, se non ci sono quindi interventi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti.